GF VIP 7, Oriana Marzoli dopo le lacrime di Antonella in puntata, ecco perché non si puliva il trucco. Durante la movimentata, trentesima puntata del Grande Fratello VIP 7 è andato in scena un acceso confronto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A nulla sono serviti gli interventi di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, pronti a difendere in ogni modo l'influencer salernitana. Di fronte all'ira di Donnamaria, stremato da mesi di litigi e continui tira e molla, il volto di Forum sarebbe giunto al limite della sopportazione. Ha così esternato il suo disappunto circa alcuni atteggiamenti perpetrati da Antonella. Quindi ha ribadito quanto la ragazza sia disposta a tutto pur di avanzare nel reality. Perfino mentire pur di passare da vittima. Uno sfogo, il suo, decisamente vanificato dall'incontro con il padre, che ha addirittura invitato la Fiordelisi ad abbracciare il figlio. In tal senso, Edoardo ha preso ad esempio l'episodio in cui la Fiordelisi lo avrebbe accusato di violenza dopo aver ricevuto due pacche sulla guancia. Da quanto è emerso, la campana si sarebbe contraddetta più volte sulla reale versione dei fatti, inducendo il pubblico a parteggiare per Donnamaria. Ora, che il loro rapporto non sia in alcun modo equilibrato e sano, è un dato di fatto. Non si può negare, al contempo, che determinati comportamenti di Antonella siano dettati dalla sua immaturità nell'affrontare i rapporti con le altre persone. E l'atteggiamento dei coinquilini nei suoi confronti, di certo non la stanno aiutando a sopravvivere emotivamente al reality. C'è però stato un dettaglio, nel corso dello scontro tra Edoardo e Antonella, che non è passato inosservato, né al pubblico, né tantomeno ad alcuni concorrenti. La salernitana, durante lo sbrocco di Donnamaria, ha iniziato a piangere macchiandosi il volto di mascara. Tuttavia, non è sembrato che abbia cercato di pulirsi le lacrime di rimmel. Sul motivo di questo comportamento, Oriana Marzoli ha le idee chiare. Parlando con Nicole Murge, ha sottolineato: "È molto più brava di me", ha concordato l'attrice.